Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Quando hanno fatto l'elenco dei 24 big in gara, l'hanno raggiunto dopo alcuni giorni. Motta, ma dove eri? Scusa. No, ero in Abruzzo, in un posto meraviglioso, a Santo Stefano di Sessanio. Però, cioè, bellissimo il posto, però non prendeva il cellulare. Forse ero, insomma, non era il momento giusto per non farmi prendere il cellulare. Ad un certo punto mi sono riattaccato col wifi e ho capito che ero al Festival di Sanremo. La prima reazione? La prima reazione è stata accendere il camino, che non mi riusciva a accendere. La mia compagna mi ha aiutato ad accendere il camino perché mi tremavano le mani. Immagino. Comunque il palco dell'Ariston lo conosci perché ha vinto 2 volte il premio Tenco. Esatto. Come festival, insomma, prima esperienza importante. Sì, il palco è lo stesso, ma non è lo stesso, insomma, anche la città è diversa, perché Sanremo di ottobre è in qualche modo bella e decadente. Sono emozionato. Sei molto emozionato. Io lo so che detesti la domanda com'è la canzone, ce la vuoi bellissima spiegare? No, invece okay. Mi piace come domanda. Allora, canzone è meravigliosa. Canzone meravigliosa, un interrogativo importantissimo. Insomma, dov'è l'Italia? Non so dov'è l'Italia, ma voglio esserci. Spesso mi capita di scrivere canzoni quando mi faccio domande a cui non so rispondere. Non ho voluto mettere il punto interrogativo nel titolo, ma in qualche modo c'è. Non so dov'è, ma so che voglio esserci, quello è importante. Sicuramente con te venerdì ci sarà per la Super serata per Nada. Come è nata questa collaborazione? Ma è nata anni e anni fa, perché io ho suonato con lei come turnista, suonavo la chitarra, la tastiera con lei, per cui è una sorella a tutti gli effetti, insomma, la pensiamo nella stessa maniera e forse è l'unica persona che poteva cantare questa canzone. E fra l'altro mi ha fatto anche scoprire una nuova luce del pezzo, insomma. Anche perché diciamo che le donne, quando fanno le stesse cose degli uomini, di solito le fanno molto meglio, quindi anche per quello. Cioè, già adoravamo la tua canzone, poi questa frase è, vabbè, top. Senti, comunque è un palco importante, un palco che dà grandissima visibilità, insomma, nonostante i tuoi anni di carriera. L'ultimo pensiero che farai prima di varcare quella porta e andare sul palco? Il pensiero che quello che faccio è importante, è un po' quello che dovrebbe essere il pensiero di tutti, insomma, anche qualsiasi lavoro si faccia. Un consiglio che ti hanno dato che tieni gelosamente dentro di te? Non ve lo posso dire. Lo sapevo. L'hanno dato in Messico. In Messico? Sì, dopo una vacanza cercavamo amuleti vari, cose, ad un certo punto c'è stata questa frase che non vi dirò, di questo Manuel. Insomma, la porto con me. Bene, un mantra importante, no? Assolutamente. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie mille a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissimbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.